L'arte di Dio, sacri pensieri, profane idee, è uno dei libri che in questo momento sta facendo più discutere. Siamo con Giovanni Gasparro, che è una delle persone, dei personaggi illustri della cultura italiana che hanno lasciato un proprio contributo. Quali sono i temi affrontati? Sostanzialmente è una sorta di simposio in cui si discute delle problematiche legate al degrado fortissimo dell'arte, dell'architettura e della musica sacra, legate quindi alla liturgia cattolica. È stato concepito proprio dalla dottoressa Cristina Siccardi per l'editore Cantagalli di Siena. Le personalità coinvolte sono molteplici, di diversi campi intellettuali, quindi tra gli storici, ad esempio, c'è il professor Roberto De Mattei, poi ci sono filosofi, liturgisti, architetti come Piercarlo Bontempi, Andrea De Meo Arbore, passando per Vittorio Sgarbi e l'ex direttore dei Musei Vaticani Paolucci. C'è ancora l'ex direttore degli Uffizi, Antonio Natali, Jean Clair, Riccardo Muti, quindi veramente a tutto tondo. Personalità tutte di primissimo livello che affrontano proprio queste problematiche analizzandole, quindi ciascuno nel suo settore. Qual è l'intervento, potendolo sintetizzare in poche parole, di Giovanni Gasparro? Io ovviamente da pittore ho potuto dare il mio contributo analizzando quelle che sono le problematiche legate anche alla committenza e quindi le grandi commissioni d'arte sacra che in questo momento storico purtroppo sono spesso di natura aniconica e quindi è venuto meno quel carattere di figurazione che aveva distinto la commissione d'arte sacra sin da primordi. Abbiamo, lo possiamo dire, il privilegio di poter far vedere ai nostri spettatori il quadro originale da cui è tratto la copertina del libro. Ce lo può raccontare? L'opera è un dipinto che ha come iconografia il Salvator Mundi, quindi il Cristo Salvatore del mondo, ancora infante, che regge un globo che ovviamente simboleggia il globo terrestre. È stato scelto proprio per la copertina del libro, non ci sono riferimenti immediati ai contenuti, ma ovviamente rimandando alla liturgia cattolica, all'arte e alla musica sacra, l'immagine di Cristo ovviamente era probabilmente quella più giusta. Ora l'opera è in una collezione privata.